Eccoci qui, siamo su Heavy Rain. Vediamo un po' come si dipana la storia. Lauren Winter. Allora, io sto premendo da un'ora. Lauren Winter, le dice niente? No, mi pare di no. Origami Killer? Che cavolo c'era scritto? Allora, non so perché ogni tanto premo i tasti e questi rispondono tipo dopo un'ora. E la cosa mi preoccupa perché poi ho i quick time event da fare. Ah, quella Lauren Winter. Terzo piano, ultima porta sulla sinistra, in fondo al corridoio. Ah, terzo piano, sinistra, in fondo al corridoio. Ho capito bene. Sinistra, prima porta, seconda porta. Qui. Lauren Winter. Ricevo solo suo appuntamento. Aspetti. $50. Niente baci e niente cose strane. D'accordo. Ok. Allora, cerchiamo di capire cosa ci facciamo qua, chi siamo e perché. Metti i soldi sul tavolo, hai 10 minuti. Quando sono alla sveglia è tutto finito, ok? Va bene. Ce lo dici tu. Cosa cavolo? Perché mi fa guardare qui? Fammi vedere. Allora, vota America. Ha girato il mondo, vedo il Colosseo, il Partenone. Altri posti. Va bene, mettiamo i soldini qua, come ha detto lei, scusa. E allora, qua. Esatto. No. Oh, fa arrabbiare, i controlli sono veramente da panico. Molto meglio quelli. E quindi? Dicevo, molto meglio i controlli di Detroit Become Human. Ma ecco. Forza, spogliati, non abbiamo tutto il giorno. Io non sono un cliente. No, merda, uno sbirro. Dovevo immaginarlo. E cosa vuole, un omaggio? Sono Scott Shelby, investigatore privato. Scott Shelby? Le famiglie delle vittime dell'assassino dell'origami mi hanno chiesto di indagare. Sono qui solo per farle alcune domande su Johnny. Ho già detto tutto alla polizia e non ho niente da aggiungere. Mi lasci in pace. Allora, provo a insistere. È sordo? No! Non ho niente da dirle. Non ho fatto in tempo. Se ne vada. Insisto. Ci saranno altre vittime se non fermiamo l'assassino. Lei mi deve aiutare, Lauren. Potrebbe sapere qualcosa di utile alle indagini. Aiutarla? Ma lei non può fare più nulla. Mio figlio è morto, lo capisce? È morto! Ah, ok. Comprensivo, dai. La capisco, Lauren. So quello che sta passando. Ah, sì? Lei sa cosa significa trovare il cadavere del proprio figlio? Mi dispiace, ma credo che lei non abbia la minima idea di quello che sto passando. Indurre a compassione, comprare. Indurre. Se non troviamo l'assassino, altre madri stringeranno fra le braccia il cadavere del figlio. Ma lei ha ragione. Perché preoccuparsene?
Non è più un suo problema, giusto? Ok, gli specchi causano uno strano glitch grafico con questa mod. Cosa vuole sapere? Allora, Johnny scomparsa, la casa di Johnny, la scomparsa, dai. Com'è scomparso suo figlio? Spesso, dopo la scuola, andava a giocare con gli amici del quartiere. C'era qualcosa di strano quel maledetto giorno. Non lo scorderò mai. Tutti i suoi amici rientrarono alle 5. Tutti tranne lui. Così? Nessun'altra domanda? Sì, mi è scappata. Allora, sospettare Johnny, casa di Johnny. Viveva con lei? Sì. Chiaramente mi assicuravo che non incrociasse mai i miei clienti. Volevo smettere, ma ci servivano i soldi. Volevo guadagnare abbastanza per andarcene da qui. Ne vuole uno? Grazie, ho smesso. Coraggioso. Allora, Johnny. Mi parli di Johnny. Mi racconti di lui. Johnny era un bravo bambino. A volte litigava coi ragazzini che mi chiamavano. Insomma, a modo suo credo che capisse la situazione. Padre di Johnny. Mi parli del padre di Johnny. Un fallito senza lavoro che mi picchiava dopo qualche birra. Non lo vedo dal giorno in cui Johnny è scomparso. Vigliacco. Beh, è meglio così. Tempo scaduto, signor Shelby. Spero sia soddisfatto. Ora fuori di qui. Ma in realtà speravo di poter fare delle domande più interessanti e convincenti. Allora, c'è qualcosa da guardare prima di andarcene? Curiosiamo, no? Tanto ormai. Ah, guarda, sei il letto proprio al centro della situazione. Scusi, ho preso la via più lunga. Cosa faccio se faccio così? Se ricordasse qualcosa, anche solo un dettaglio, mi chiami. Scott Shelby, investigatore privato. No, asma. Allora direi di fare così. No, quindi così. Right button. Anche l'asma. Loren, dolce sacco. Sono io. Che cosa ti fai qui? Ti ho già detto di non farti più vedere. Scusa, amore, ma avevo davvero bisogno di vederti. Ma ho sentito un urlo. Sì, ho sentito un urlo. E tu che vuoi, stronzo? Loren, è tutto a posto? Non direi. Lei sta benissimo. Oddio. Fuori dalle palle. Oddio, brutta, me la vedo. Allora, right. Ancora tu? Sì. Se volevi guai, li hai trovati. Adesso ti rompo il culo. Calmo. Calmo. Madonna, sti tasti.
sbagliato. Aia. Troy, no! Chi è? Troy McClure? Ah! Troy, basta o chiamo la polizia! Troy, chiamo la polizia! Mannaggia! No, ho sbagliato. Aia. Distiamo la casa questa. Troy, no! Mannaggia. Metti giù sta roba. Possiamo finirla? Non ne posso più. E ciapa to non finisce qui, bastardo. Madonna, si sente bene? Sì, meglio di lui, credo. Ma chi era? Un ex cliente che mi crede sua. Era sempre più violento, gli avevo detto di sparire. Faccia attenzione. È facile che ritorni. Scusi per il caos. Signor Shelby? Sì? Grazie. Ok, bravo Shelby. Allora, questi caricamenti lunghi. Tieni premuti i tasti indicati finché i simboli non scompaiono. Quindi B, A, Y e uno diventa un polipo. Ma scusa, B, A, Y, ma come cavolo? Cioè, non ho parole. Così. Zac. Dai, però l'ho fatto, cioè, mi molli? Allora, lo facciamo in tempo? Ci possiamo riuscire? B, A, Y. Va bene, sempre più strano. Ah, dimenticavo. Sean Andrakos, ciao, non capisco questo messaggio. Allora, direi che il gioco ha salvato. Andiamo di episodio in episodio, anche se sono corti. Facciamo una serie un pochino più corta per vedere se magari piace. Ciao a tutti, grazie per averci scelto. Alla prossima.